Salve amico! Il video di oggi è una raccolta di numerosi video, molto più veloci del solito. Quindi, dopo averlo visto, fammi sapere con un commento se preferisci questo tipo di video, o quelli con meno posizioni ma con una maggiore descrizione della storia che si incentra sul luogo e i protagonisti presenti nel video. Mi raccomando, non dimenticare neanche di lasciare mi piace a questo video, se puoi inoltre fallo subito, non ti costa niente, ed anche di recuperare i video usciti in settimana se te li sei persi. Ora però, iniziamo. In questo primo spaventosissimo video, uno strano canale chiamato Esploriamo l'Alabama si addentra in uno stretto tunnel scavato nella roccia. Si tratta di un'antica miniera che a quanto pare sarebbe infestata se la clip si rivelasse vera. Ad un certo punto, infatti, qualcosa di inspiegabile viene ripreso in video. Da un'occhiata. Lo hai visto? Mentre fa una panoramica della caverna, per un attimo, proprio davanti alla telecamera, appare l'ombra di quella che pare una donna incinta. Di certo quella cosa non era lì prima di loro, poiché la vediamo materializzarsi davanti alla telecamera, ed è impossibile che una donna incinta si addentrasse dentro una caverna così stretta da sola. C'è chi dice si tratti dello spirito di una donna indiana che si era nascosta lì dentro per sfuggire alla persecuzione degli americani e poi si è rimasta intrappolata senza poter più uscire, avvolta dall'oscurità per sempre. Il prossimo video mostra una cosa davvero inspiegabile che si vede in cielo. Si tratta di un oggetto che è stato registrato mentre fluttuava sopra il cielo di Filadelfia. Ad una prima occhiata sembrerebbe una nuvola, ma non lo è. L'autore dice anche di riuscire a vedere alcune luci che brillano all'interno di quella strana nuvola d'occhio nudo, ma che non si vedono bene in video. Quindi, tu riusciresti a dare una spiegazione? It's a cloud with lights in it. Tra i commenti si è sviluppato un dibattito. Le persone si domandano se si muove in maniera intelligente o viene spinto dal vento. Alcuni dicono si tratti semplicemente di un pezzo di schiuma che galleggia in aria, prodotta dalle reazioni chimiche di qualche sito industriale. Quello che molti chiamerebbero una nuvola di sapone. Ma anche in quel caso, si tratta di qualcosa di spaventoso e pericoloso. Infatti, non si possono sapere le reazioni se quella nuvola cadesse sulla pelle di una persona. Quali prodotti chimici contiene? Le seguenti clip sono state riprese da un ragazzo che continua ad asserire di vivere degli eventi paranormali nella casa in cui si è appena trasferito. A quanto pare questi video sarebbero la prova che qualcosa infesta casa sua. Il ragazzo stava per andare a letto, sono le 11 di notte, quando inizia a manifestarsi qualcosa. Da un'occhiata. La seconda clip che voglio mostrarti di questo ragazzo è quando sperimenta qualcosa di inspiegabile legato alla sua chitarra. Qualcosa che potrebbe spaventare chiunque sappia suonare questo strumento. Nella clip sembra che la sua chitarra cominci a suonare da sola. Ma ciò che è ancora più strano è quello che accade quando la mette nel garage. It's starting again. It's going on again. Hello? Anche la prossima clip che sto per mostrarti è stata caricata online dallo stesso ragazzo, nella speranza di dimostrare a tutti che casa sua, che dall'esterno sembra normale ed accogliente,
potrebbe ospitare uno spirito maligno. Sounds in my bathroom. I don't know what it is. Haven't whistled, haven't messed with this thing. Holy crap. No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? It's okay. There's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing in the closet. Dopo aver visto questa clip, cosa ne pensi della sua situazione? Il ragazzo vive realmente in una casa infestata? O sta semplicemente mettendo in scena queste cose per ottenere un po' di visibilità online? Gli UFO sono un argomento che affascina milioni di persone in tutto il mondo e tutti sembrano decisi a dimostrare l'esistenza degli extraterrestri. Nonostante non abbiamo ancora ottenuto nessuna prova concreta, le persone però continuano a crederci e ad investigare. Il video che sto per mostrarti però ti farà credere ancora di più negli alieni di quanto tu non lo faccia già. Il video in questione venne caricato su Reddit dal fotografo professionista Carlos Franco, che si trova davanti a qualcosa di incredibile mentre stava preparando la sua attrezzatura per scattare delle foto al cielo notturno. Ecco invece cosa si trova davanti. L'oggetto volante che si vede nella telecamera di Carlos ha una perfetta somiglianza con quella che l'immaginario comune identifica come UFO. Ed in tanti tra i commenti sono assolutamente convinti dell'autenticità di questo video. Altri invece credono sia un drone, ma non ne abbiamo la certezza. In ogni modo, si tratta sicuramente di uno dei video più credibili relativi agli UFO che possiamo trovare su internet, ed è per questo motivo che di recente ha ricevuto così tanta attenzione. Ma tu credi negli UFO che di continuo ci osservano dal cielo? E secondo te cosa vogliono da noi? Sono amichevoli o no? Solitamente i video più spaventosi sono sempre i più brevi, proprio come la clip che sto per mostrarti, caricata su Reddit poco più di una settimana fa. Il video in questione mostrerebbe due amici che girano in una foresta a tarda notte. A quanto pare stavano facendo una passeggiata per rilassarsi e passare del tempo a contatto con la natura. Per quanto lo stessero passando bene, il loro divertimento viene interrotto da una scoperta abbastanza sorprendente, che lascia tutti noi a domandarci cosa cavolo hanno ripreso. We out here hearing weird noises in the forest. What the fuck? Oh, 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 what the fuck? What the fuck? Lo hai visto? Anche se appare per solo un istante, in molti credono che quello sia uno skinwalker che si aggirava nella foresta tra gli alberi cercando di seguire i due amici. Probabilmente non si tratta di uno skinwalker, ma i ragazzi sono rimasti comunque terrorizzati. I due non hanno idea di cosa potesse essere. Ciò di cui però sono certi è che non si trattava di qualcosa di amichevole. Tu cosa pensi possa essere? Il prossimo video è stato caricato su YouTube da un canale giapponese. Ciò che vedrai ti lascerà talmente scioccato che questa notte dormirai con la testa sotto le coperte. Il video inizia in maniera abbastanza normale. Vediamo il ragazzo in piedi dentro una classica casa giapponese. La stanza è piena di vecchi oggetti e sembra solo una casa come tante.
Tuttavia, mentre lo youtuber sta facendo una panoramica di quella camera, accade questo. なんで？どういうこと？La seconda parte del video è un po' più intensa. Devi guardare il video molto attentamente per capire cosa accade. Quando però lo vedrai, non sarai più in grado di distogliere lo sguardo. Da un'occhiata. Non io te. Noi, 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 noi. どういうこと？Nella terza parte del video, il ragazzo si avventura in una zona più vecchia di quella casa. Si è ormai fatta notte e si fa strada usando una torcia. Quando improvvisamente gli accade questo. Non do. Dove vuoi? Che? Hai visto? Ad oggi questo video non ha una soluzione. Credi che quella casa sia veramente infestata da qualcosa? In caso contrario, come spiegheresti la bambola che si è spostata o a chi apparteneva quella mano che scende dal soffitto? Si tratta solo di una messa in scena. Come sempre, a decidere sei tu. Anche se non sei un paziente, un ospedale non è mai un bel posto in cui stare. Si prova sempre una sensazione spiacevole a stare dentro questo tipo di edifici ed è una sensazione che milioni di persone in tutto il mondo provano continuamente. Il prossimo video, caricato online nel maggio di quest'anno, ci dimostra però che esistono realmente cose spaventose in agguato negli ospedali. Ed è forse a questo che è dovuta quella strana sensazione che tutti proviamo. Nel video si vede qualcuno che si aggira per i corridoi che hanno un'atmosfera davvero inquietante. Mentre prosegue, addentrandosi per la struttura, ci si rende conto che questa ha un aspetto spaventoso, ma sembra non esserci alcun motivo per aver paura. Fino a che... Per appena un istante si può vedere quello che sembra un fantasma o addirittura una strana ombra oscura che esce da una stanza quando l'autore del video passa per di là, che sembra rendersi conto di aver visto qualcosa e quindi torna indietro. Probabilmente non crede a ciò che aveva visto. Tra i commenti molti hanno ipotizzato potesse trattarsi dell'anima appena trapassata di uno dei pazienti presenti in quell'ospedale. Altri invece dicono possa essere addirittura la morte che è sempre presente negli ospedali. E invece tu, cosa credi possa essere quell'ombra? Handle Bundle è uno youtuber con poco più di 50.000 iscritti. E dando un'occhiata ai suoi contenuti, ti rendi subito conto che non si tratta di un canale paranormale. I suoi video trattano di life hacks, recensioni di motociclette ed abbigliamento sportivo. C'è un video però sul suo canale che l'ha trasformato in un canale horror. Nella descrizione si legge che una persona l'aveva contattato riguardo qualcosa che era accaduto nel maggio di quell'anno in Oregon, fuori dalla cittadina di Bendel. Un uomo del luogo era andato nel suo punto preferito per il primo campeggio della stagione, ma non era mai tornato a casa. Quasi tutte le sue cose, però, vennero ritrovate nel luogo del campeggio, comprese la sua auto e la macchina fotografica che conteneva il filmato dei suoi ultimi momenti. La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarlo e per questo il ragazzo ha deciso di caricare questo video sul suo canale, nel caso qualcuno potesse avere delle notizie. Il video inizia dentro la sua tenda a notte fonda, quando questi
viene svegliato da alcuni rumori mentre sta campeggiando. È sicuro infatti che fuori ci sia qualcuno o qualcosa. Poi, circa 40 secondi dopo aver iniziato il video, accade questo. L'uomo nel video fa qualcosa che probabilmente a mente fredda nessuno avrebbe mai fatto. Apre la tenda ed esce a controllare cosa c'è là fuori. L'aria è fredda e l'oscurità avvolge l'uomo, quando improvvisamente si rende conto di qualcosa. Secondo il proprietario del canale, Jeff Kessler, l'uomo che ha girato questo video, non è mai stato più visto né sentito da nessuno dopo quel giorno. Se questo video fosse reale, la figura che appare alla fine del video sembra proprio un alieno e c'è chi è convinto che lo abbiano rapito. Anche il prossimo video è stato caricato su Reddit poco più di 5 mesi fa. Da allora è stato oggetto di molti dibattiti e speculazioni. Il motivo? Lo vedrai tra un attimo. Il video in questione sembra essere una sorta di registrazione di sicurezza girato nel cortile dell'autore del caricamento a tarda notte. Inizia in maniera semplice. Sembra non stia accadendo nulla di strano, o almeno per i primi istanti. Dopodiché, qualcosa di inspiegabile si manifesta davanti all'obiettivo della telecamera. Se guardi attentamente, dovresti essere in grado di distinguere quella che sembra una sorta di apparizione spettrale che lentamente attraversa il cortile di casa prima di svanire nell'aria. Ma tu credi sia possibile? Si tratta realmente di una presenza che è stata evidenziata semplicemente dalla pioggia che cadeva, altrimenti non sarebbe mai stata visibile a nessuno. Le tre clip che sto per mostrarti sono assolutamente le più terrificanti di tutte e sono state caricate online da Diego. Nel primo video l'uomo registra una borsa da palestra appoggiata a terra. Dice che sono circa le 10 di sera. Niente di strano, starei pensando. Ma improvvisamente accade qualcosa che è assolutamente impossibile da spiegare. Nel secondo video pubblicato da Diego, lo vediamo camminare in quella che sembra essere la sua cucina, quando improvvisamente si sentono degli strani suoni provenire da un posto lì vicino. Pensando provenissero dal mobiletto sotto il lavandino, lo apre e dentro ci trova una bambola alquanto bizzarra. Poi, quando pensi che le cose non possano farsi più strane, accade questo. Il terzo ed ultimo video di Diego che voglio mostrarti oggi lo vede mentre sta aprendo un mobile in casa dopo aver sentito sempre quegli strani suoni provenire dal suo interno. Questa volta lì dentro c'è qualcosa di ancora più spaventoso di una semplice bambola.
Anche se non si vede perfettamente, sembra si tratti di una specie di bambina fantasma, o almeno questo lascia trasparire il suo volto. Tra i commenti, nessuno è certo di cosa abbia registrato Diego. C'è una cosa, di cui però tutti sono assolutamente d'accordo, e cioè che qualunque cosa sia, è assolutamente terrificante. E tu, cosa pensi possa essere quella cosa? Fammelo sapere con un commento, e non dimenticare di recuperare i video usciti in precedenza se te li sei persi. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video horror. Ciao!